L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Grande Alba, buongiorno. 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 Come stai? Siamo ci manchi? Bene, voi? Ci bene, manchi. Bene. Ci manchi tanto e insomma anche avere voi, piacere. A voi. Piacere anche, di vederti anche qua. Anche voi a me, scusate, il contrario. Piacere fisico, proprio di fisico nel senso di presenza, di averti qua, insomma. È, non è stato, no, è stato proprio bello, bello, bello. C'eravamo lasciati. Il nostro Marcelito è sempre... Lunedì. Recupera, lunedì, ancora differenziato. Ancora di allenamento differenziato e recupera per lunedì. Lo so. Senti, che mi racconti di oggi? Guarda, c'eravamo lasciati con Volo, perché ieri avevamo parlato del traino televisivo, di quanto è importante, insomma, avere un programma che ti lancia, che fa ascolti. E allora io ti leggo la serata di ieri di Rai 3, che in prime time ha lanciato Medium, che ha fatto 1.144.000 col 3,89, e poi Law and Order con 828.000 telespettatori e il 2,88. E allora, Volo, quindi il signor Volo ha fatto il 3%. Ecco. Quindi è importante, quindi avevi ragione. Questa è... Avevo ragione, sì. Ancora una volta. Sì. Io oramai faccio dovrei fare l'oracolo della televisione, oramai le previsioni del tempo, come le previsioni dei risultati, perché si va per logica. È logico. Oramai, sai, io ci ho vissuto di queste cose per 30 anni e le conosco come le mie tasche. Andare in onda dopo un programma senza... Guarda che lui è incredibile come si tiene. Il mio sospetto è che si addormentino davanti al televisore, lì restino, e sempre si fa sempre più forte. 500.000 telespettatori, 3,40. Ecco, invece io col sinistro occhio sinistro, ieri sera, perché avevo una cena in casa con delle signore, amiche mie, io però con l'occhio sinistro vedevo... L'Isola dei Famosi, quanto ha fatto? L'Isola dei Famosi ha fatto, quant'è, Angelo? 3.741.000 e il 16,17%. Beh, è andato molto bene, molto bene, e sì. Era divertente, francamente, sì. Come sempre. E invece il commissario Mondalbano Giovane ha stravinto, quasi 7 milioni, 25%. Poi sono tutte pazze di lui. Sì, sì. E poi chi altro? Ci ha sorpreso, cara Alba, te eccolo lo devo qua. Dire. Allora, breve, sì. Rambo su Rete 4, ancora 2 milioni e 300 mila spettatori con più dell'8% di share. Non molla mai, Silvestre. No, ma ragazzi, voglio non dire, ci sono mai. Dei classici. In un momento in cui la televisione non offre nulla di straordinario e ci sono quelle due cose, basta, su cui si può... Il resto, i film, i classici, eccetera, eccetera, sono quelli a cui la gente si rivolge, perché non ti deludono mai. Rambo, quando mai ha deluso qualcuno? Mai, 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 e mai deluderà. A noi non ci ha mai deluso. Mi volete raccontare un pochettino, per favore, delle notizie del giorno? Allora, non avete notato... Tanto diamo un'ultima ora, Eurogruppo, c'è l'ok al decreto salva stati da 800 miliardi, questa notizia economica lo dicevamo in apertura, quindi lo riportiamo. Ultima 800 ora. Miliardi, arriva l'ok dell'Eurogruppo per il fondo salva stati. Beh, qui... Tiriamo un sospiro di sollievo tutti, quindi benissimo. Buona notizia per il venerdì precedente al weekend. Venerdì di Pasqua. Allora, volevo sapere un'altra cosa, scusatemi. Avete visto la dichiarazione ieri sera di Fede, quando dice che lascia, ma non sa neanche lui se lascia, il telegiornale del 24? Sì. Non avete notato la stranezza del fatto che un direttore che lascia il telegiornale lo fa sul telegiornale stesso? Non lo fa in un ufficio. Beh, c'è stato il saluto ai telespettatori. Io credo, Alba, ne parlavamo anche ieri. Umanamente, per Fede, cioè, ti cambia la vita. Adesso può essere anche l'uomo peggiore del mondo. No. Ma io intendo dire, proprio su questo aspetto, mi sembra strano che non gli sia stata data la possibilità di fare il saluto attraverso la... Cioè, tutti i direttori che hanno lasciato, Mentana compreso, tra l'altro lasciato anche male, no? Sì. I telegiornali lo hanno fatto dalla loro postazione del telegiornale. La loro invece ultima edizione, certo. L'ha fatto da un ufficio. Dici per il fatto proprio della sede, tu te l'aspettavi proprio lì in sede, perché comunque... Beh, un'ultima edizione, normalmente. È quello che... Beh, da ultima edizione si lascia. Era molto emozionato. Io non l'ho vista l'edizione delle 19 del TG4. Lo posso capire, ma io sono d'accordo con te che poi umanamente in qualsiasi situazione... Come dire, la persona, tra virgolette, sconfitta in una circostanza, oppure che lascia, oppure che, insomma, ti fa sempre tenerezza. Ma non sconfitta c'è dubbio, a parte, no? Poi comunque, per carità, è giovanissimo, 80 anni, però si parla, cioè è consapevole del fatto che si sta chiudendo il capitolo comunque più importante della sua vita, e quindi là poi partono
penso, ragionamenti dell'uomo che comunque possono essere pieni di nostalgia. No, allora, peraltro questa è la cosa che io comprendo di più sul piano, perché effettivamente Mentana che lascia con l'idea che finirà una era e ne comincerà un'altra. Ecco, effettivamente un uomo di 80 anni che lascia una direzione di un telegiornale sa bene che difficilmente ne avrà un'altra. Ecco. Esatto. Allora questo io credo che con tutte le cose che fanno parte della vita, io mi ricordo anche mio padre poverino quando decidette dopo una vita che aveva guidato la macchina perché lui si sentiva troppo anziano, non si sentiva più in grado per mille motivi, no? Decidette di vendere la sua macchina. Io mi ricordo che la vendette a un cugino e questo cugino si venne a prendere la sua macchina che se ne andava. Io mi ricordo mio padre che guardava la sua macchina andar via con un occhio disperato. Certo. Non... perché il pretesto può essere il più disparato. In questo caso parliamo di un telegiornale che comunque è il suo telegiornale, c'è niente da fare, poi magari cambia. Non c'è il minimo dubbio. E quindi parliamo di un uomo che è al suo bilancio, e siccome è un uomo pubblico, noi possiamo in questo aspetto rivederci in un futuro, insomma, quando noi poi, se avremo la fortuna di arrivare a 80 anni, che comunque è bene, bella per lui, si dice a Roma, bene. Beh, per anche lui, anche perché Fede non è che ci è arrivato male a 80 anni, insomma, un uomo fortunato, ecco. Anzi. Peraltro poi c'è un'intervista sempre dello stesso Fede sul giornale Alba, in cui dice, a domanda dice un'agonia, gli chiede al giornalista Stefano Zurlo, il fatto che lui avesse sempre posticipato poi la data delle dimissioni. Lui dice: no, volevo avvicinarmi alla scadenza elettorale, andare da Silvio e chiedergli un posto in Parlamento nella prossima legislatura. Insomma, francamente forse troppo. Beh, adesso mi fa meno tenerezza. Insomma, noi abbiamo fatto tutta questa cosa. Adesso molla l'otto, molla niente. Dire, anche se non molli, però. Voglio dire, davvero, io trovo che sia giusto, arrivato a un certo punto. Sì. Per quanto uno possa essere insostituibile, c'era un meraviglioso cartello. Quando andavo da Ballandi, che è una persona che io ritengo veramente molto, molto intelligente, lui si è sempre vantato di avere la terza elementare, ti assicuro che non ha niente da invidiare a nessun laureato. Mm-hmm. Andavo da Ballandi e c'era un bellissimo cartello sopra la sua testa che diceva: i cimiteri sono pieni di gente insostituibile. Allora voglio dire, effettivamente, per quanto uno possa essere bravo, bravissimo, straordinario, insostituibile, ma porca miseria, ma vuoi dare anche un po' sei pieno di soldi, hai fatto una vita ricca di soddisfazioni, veramente, c'hai nipoti piccoli, hai fatto tutto quello che uno nella vita si può immaginare, ma goditi anche qualcos'altro. Angelo è d'accordo, Angelo, se no per noi qui Alba è la fine, per la nostra generazione, dico, non c'è mai ricambio. Sì, non c'è mai ricambio, ma poi soprattutto, porca miseria, voglio dire, ripeto, non è che uno a 50 anni può essere indicato come socialmente finito, tutto quello che vuoi, però non si può pensare che una persona che ha... grazie signora. Ah, okay. La seguo sempre. Signora, grazie. Una signora molto gentile che si è fermata a parlare con me, sono in una diretta radio. Signora, la saluto, buongiorno. Che una signora detto? Molto carina che mi ha detto che sono sempre belle, che quando ci sono in televisione lei mi la guarda seguo sempre. Questo è bello. Dimmi un po' le notizie del giorno. Le notizie del giorno sono che anche il virtual money dà dei segnali negativi, perché se l'economia reale con la benzina, l'abbiamo visto, non ha mai smesso di darci pulsioni negative, pulsioni rosse, insomma c'era almeno questo spread e questa borsa che erano sempre in verde, che andavano bene. Invece ieri neanche questi ci hanno confortato, perché Piazza Affari ha concluso l'ennesima giornata negativa, anche lo spread è tornato a salire. Adesso oggi invece parliamo di un venerdì positivo, anche probabilmente in seguito alla notizia che abbiamo letto prima, Alba, del decreto salva stati 800 miliardi, ed è tornata in verde anche la borsa. Insomma, queste sono Angelo. E a proposito dei giovani, anche le parole di Napolitano, no? Sul precariato e su questo benedetto articolo 18 per quanto riguarda anche l'inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro. No, e questo in fondo appunto, io dico, quando arriviamo a una certa età e abbiamo avuto dalla vita di tutti di più, vogliamo lasciare un po' di spazio a queste nuove generazioni, possibilmente non a qualche nipote di qualcuno, ma a qualcuno che se lo meriti, che ci dia qualche soddisfazione, che faccia ricambio vero e proprio in questo paese che ha bisogno di gente fresca, giovane, nuova, con idee e con la voglia di fare, di lavorare, di arrivare. Cioè la gente, anche un ragazzo, più voglia, voglio dire, no? Un ragazzo che ha bisogno di avere un'identità lavorativa, no? Sì, assolutamente. E poi Alba, c'è Branco. Tu lo conosci, Branco? Personalmente? Sì, ok, perfetto. E che segno sei? Così che chiediamo in bellezza, dai, vediamo un po', c'è l'oroscopo del weekend, non posso fare il...
non fare l'astrologo con te. Dai, allora, segno zodiacale Cancro. Allora, no, alla grande. Sei in prima pagina sul Messaggero, ti do questa notizia, perché scrive Branco che il segno del Cancro è favorito dagli astri. Ti dà il buongiorno, innanzitutto. Buongiorno, Cancro. Buongiorno. Okay. La posizione favorevole di Giove nel settore dei grandi incontri, anche di affari, fa ben sperare per aprile. Dobbiamo però tenere presente il contrastante aspetto tra le forze cosmiche Sole, Plutone, Saturno, che potrebbero impedire il sereno svolgimento del lavoro e provocare conflitti con le autorità. Attenzione. Sarete... Con le autorità, ancora, ragazzi, che barba. Sarete aiutati dalla luna crescente nel segno, che risplende nel beneaugurante primo quarto, fase bellissima per l'amore. La vera fortuna vi attende durante i viaggi, soggiorni in posti di mare, e qui ritrovate lo spirito del marinaio. Auguri. Comunque sei in prima pagina. Meraviglioso, io mi sento marinarissima. Voi non avete neanche un'idea di quanto marinaia mi sento io. Sì. E penso che queste cosa fate a Pasqua, voglio sapere. La vostra Pasqua è cosa penso. Fate lì pure il giorno di Pasqua. No, Pasqua, qualcosa, insomma, facciamo compagnia agli ascoltatori in qualche modo, sicuramente poi ci organizzeremo. Ma tu intendi per il pranzo pasquale, Angelo si alla allena. Alla vigilia siamo a Lecce. Alla vigilia siamo a Lecce, per esatto. Lecce-Roma. Quindi siamo giù. La seguiremo. E quindi per questo. Poi per quanto riguarda il pranzo, beh, insomma, cioè, io mi abbufferò perché ho la pancia e non ho di diete particolari. Angelo invece si allena, tutti i giorni va a correre, quindi immagino che anche il pranzo pasquale di... Ma soprattutto tu, Alba, cosa farai? Perché sai, i nostri ascoltatori... Io frega. Per la chiusura annuale della mia casetta. Valore, non c'è più neanche un briciolo di neve, perché si nuota praticamente non con si le scia. Piscine aperte. Oramai la neve fa schifo, però non avendo io una casa al mare e avendo ancora un po' di voglia di montagna repressa e avendo tutti gli amici che vanno lì, andrò lì e mi farò questa bella Pasquetta, Pasquetta, eccetera, eccetera, perché voglio assolutamente far parte del cumulo di gente che poi si troverà in autostrada bloccata a madonnare per ore dicendo porca perché ma che cazzo ma non potevo starmene a casa eccetera eccetera come tutti, hai capito? Per il rientro. Comunque poi ce lo racconteremo. Alba, intanto buon weekend, grande io, weekend. A voi altrestanto ragazzi, statevi bene, un grande bacio e un grande abbraccio. Un bacio alla nostra Ciao. Alba Parietti. Ciao.